2015, un mago fallito apre un canale per fare una cosa inedita in quell'anno. Le parodie del Mulino Bianco. Fa un casino di visualizzazioni, ma solo con un video. Ma posso sapere almeno com'è? È morta. È finita nel forno con i galletti. Mentre gli altri... Rosita, se no mi fai un uovo... d'amazzo. Fanno cagare, capita. 2017, dopo aver doppiato male ogni cosa doppiabile, con scarsi risultati, inizia un'altra serie di video inediti. Le top 10. Dell'ideabile per non dare nell'occhio sarebbe utilizzarlo qualche giorno prima. Cioè in pratica è un antenato dei nostri smartwatch. Wow, mi suona il telefono. Ma scopre che tra le altre cose che sa fare male c'è il cabaret e allora ci si fionda. Mamma, posso spogliarmi questo? No! Ti pareva. Ottiene la monetizzazione e amplia la sua offerta, ma dopo 3 mesi, 20 video pubblicati e 0,84 centesimi guadagnati, la perde e apre un periodo di forte risentimento verso il web. Insomma, in tendenza tante stupidate. Si finge crozza? Oh, io questa non l'ho capita, le donne ce la devono sempre dare. Io se voglio me la prendo. Si finge la litizzetto? Mettere il pene nelle pale del ventilatore, quando si dice che lo sport è salutare. Ciao pene. Apre una web series. Che cosa vuoi per Natale? Soldi. Un po' più precisa. 1000 euro. Ma la chiude dopo 6 episodi. Compra una parrucca, si finge Pantella, se produce programmi per bambini. Mattia, tutto bene sentimentalmente? Crea delle marionette e apre una nuova serie, ma la chiude dopo 2 puntate. Bene. Apre un late show e inizia 2 serie di reazioni, una sui segreti e una sui meme. Cose mai viste su YouTube. 2020, dopo aver sminchiato per bene il suo canale, aver confuso un pubblico già confuso con parodie, stand-up, videoserie, video di merda e video per bambini, ritira la sua immagine e torna a doppiare. Scelta saggia. Doppia Azzolina e fa un casino di visualizzazioni. Doppia Conte fa un casino di visualizzazioni, ma poi... crisi di governo, arriva Draghi e la pacchia è finita. 2021, sul canale iniziano misteriosamente a comparire i miei riassunti. Che sia Mefisto? Chi lo sa? Una cosa certa però è che un po' come Alessandro Borghese sono arrivato e ho ribaltato le sorti del canale. Mattia Lucchini sarai per sempre in debito con me. O almeno credo. Fine, ma solo del video.